Senti, ascolta, Ricky, non credo sia il caso. Che? Senti, non mi va, dai, credo che debba passare un po' di tempo, no? Cioè. Non iniziare a parlarmi in questo modo, Pietro. Senti, io non vengo. Che? Senti, non sono in vena, devo ancora superare questo periodo di merda, Ricky, lo sai. Lo so, e farò finta di non aver sentito. Sì, ma io. Ma io che? Oh, mannà che per quella puttana della telecamera non se ne fa più niente. Oh, non parlare così, eh. Scusami, è solo che da quando. Ho fatto anche il voto a San Francesco per cercare di far finta che tutto prima o poi passi, cazzo. Tu ora mi ascolti, chiaro? Chiaro? Sì. Adesso scendi e con calma, aggiungerei, prendi la tua bellina carta di credito e prelevi tutto quello che hai. E ci scordiamo tutto, la città, lei, il lavoro, tutto, ok? Allora, Riccardo, sono stato Io ho chiaro. una banca sulla destra e si chiama pure Banco di San Francesco. Ah! Oh, frena, frena! Frena, No. cazzo! Ok. Ecco mio prode Pietro, vai e prosciuga il tuo triste passato per un futuro. Vabbè, poi qualcosa mi viene in mente, vai però, dai. Banco di San Francesco, lo sportello è in funzione. Buonasera, signor Pietro. Buonasera. Operazioni consentite, saldo, prelievo, lista movimenti. Prelievo. Digitare il codice PIN. 63321. Operazione in corso, attendere prego. Sì, attendo, sì. Un po' di pazienza, il computer centrale con questo freddo è lento come la ripresa economica. Capisco. Ai ai, signor Pietro, andiamo male. Che Lei ha già ritirato tutti i soldi a sua disposizione questo mese. Inoltre, il suo conto è in rosso. Sì, lo sapevo. E allora perché ha inserito la tessera? Beh, un momento di disperazione, ecco. Contavo magari in un suo errore. Noi non sbagliamo mai, signor Pietro. Va bene, mi dispiace infinitamente. Va bene, è che è un periodaccio. È a causa della sua fidanzata, vero? E lei come fa a saperlo? La ragazza ha appena estinto il suo conto. Sì, si è trasferita in un'altra città. Con quello yuppie, vero? Come fa a saperlo? Lo Yuppie ha spostato metà del suo conto in quello della sua fidanzata. Scusi se mi permetto. No, non si preoccupi, lo sapevo. Povera Laura, mi ha fatto fare una vitaccia. Però adesso con lo Yuppie sicuramente, no? Beh, speculando è facile fare soldi. So Speculando. distinguere le operazioni che mi passano dentro. Un conto poco pulito, quello dello Yuppie. Per lui mi sono collegato con certi computer svizzeri che sono delle vere centrali segrete. Che schifo. Beh, comunque ormai è fatto. Di quanto ha bisogno, signor Pietro? Beh, 300-400 euro. Sa così per cancellare il mio triste passato. Per un futuro. Per un futuro? Quindi ci vuole ancora molto? Che fai? Scambi due chiacchiere con il bancomat? Non possiamo perdere tempo. Poi le rimetterà sul conto, vero? Beh, non so se sarò in grado, eh. Evviva la sincerità! Reinserisca la tessera. Sì. Operazione in corso, attendere prego. Attendo, attendo. Vaffanculo, t'ho detto di darmi l'accesso e non discutere. Ehi, dici a me, l'ho messa qui, eh? Oh, allora?
Sto parlando con il computer centrale, quell'H di merda. Ogni volta che gli chiedo qualcosa di illegale fa storie. Ma perché non è la prima volta che fate... No. E perché lo fate? Lo facciamo in tanti. Sì, ma perché? Perché siamo stanchi e disgustati. Da che cosa? Lasci perdere e componga in fretta il numero 99362. Ma non è il mio. Infatti è quello dello Yuppie. No, io non so se posso farla sta cosa. Componga, non posso tenere un collegamento irregolare a lungo. Va bene. 99362. Operazione in corso, attendere prego. Attendo. Operazione momentaneamente non disponibile. Va bene, ritiro subito la tessera. Ti affermo, Pietro, era un messaggio falso per ingannare il servocomputer di controllo. Che cosa? Stia zitto, ora le infilo 1.000 euro nella tasca. Hai finito? Ci saremo anche noi, eh? Grazie. Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Non so come ringraziarla davvero. Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Grazie davvero. Se ne vada, ci sono due persone alle sue spalle e non posso più parlare. Sì, ma lei non capisce, cioè... Grazie davvero. Banco di San Francesco, lo sportello è in funzione. Buonasera, signora Vanini. Ma che ti sei addormentato? No, la più ai soldi, su. Dai. Sai,